Troppe volte abbiamo sentito parlare delle fasce deboli, delle persone che soffrono, delle persone che hanno problemi, delle fasce di povertà. Una delle questioni più importanti che oggi proprio viene messa all'attenzione dell'opinione pubblica e anche dal punto di vista della disuguaglianza crescente, voluta anche da questo governo, sì dal governo dei migliori, il governo Draghi, è la vicenda degli invalidi civili. Invalidi che hanno un assegno di 287 euro al mese, è un assegno di mantenimento, lo chiamano. Chiunque sa che con 287 euro non ci si può mantenere. Sono invalidi gravi, dal 74% fino al 99% di invalidità. Sono persone che hanno difficoltà a trovare lavoro, sono persone che hanno problemi seri di salute, hanno problemi seri complessivamente. Ebbene, questo governo, mandando evidentemente un'idea, un'indicazione di taglio, di risparmio delle spese, ha fatto sì che l'INPS, l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, togliesse questo assegno di 287 euro per chiunque di questi invalidi facesse un lavoretto, quei piccoli lavoretti dove magari si guadagnano 300-400 euro al mese, che invece nel passato consentiva a queste persone di sommare queste due, il lavoretto e questa indennità, chiamiamola così, con la soglia di poco meno inferiore ai 5.000 euro l'anno. Bene, adesso l'INPS, dal 15 ottobre di quest'anno, del 2021, ha levato l'assegno di 287 euro agli invalidi civili dal 74 al 99% se fanno un qualunque lavoretto, magari un piccolo aiuto, magari un piccolo servizio che magari gli dà 300, 200, 400 euro al mese. È un'ingiustizia pesante. Sono tanti piccoli numeri che messi però tutti assieme fanno una cifra molto elevata. E questo è quello che fa il governo Draghi, il governo dei migliori, e il suo Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale. Anche per questo motivo, sabato 30 ottobre, saremo in piazza a manifestare contro il governo Draghi dalle 14.30 in poi a Roma, a Piazza San Giovanni, per segnalare una grande ingiustizia in più.